Ciao a tutti, sono Mara, ho 20 anni e studio economia e commercio a Bergamo. Trascorrerò questo semestre in Erasmus a Maastricht, una cittadina che si trova al sud dell'Olanda, sul confine con il Belgio. Ho deciso di venire a Maastricht perché l'università è la quarta università migliore sotto i 50 anni di nascita o d'età, come preferite definirli, perché è una realtà molto internazionale, pochissimi dei miei compagni di classe sono effettivamente olandesi e hanno un sistema di insegnamento che si chiama Problem-based learning, quindi le lezioni in cui c'è un docente che spiega di fronte a 200 o 300 ragazzi, come accade nelle università italiane, è un evento molto raro. Sono generalmente tutorial in cui siamo in classe in 10-12 ragazzi al massimo, in cui c'è un tutor che può essere o un ragazzo che sta facendo il master o il vero coordinatore del corso, ci aiuta, ci spiega sicuramente gli argomenti che non capiamo, ma siamo noi in prima persona a tenere le lezioni attraverso presentazioni, lavori di gruppo, PowerPoint. Sicuramente lo shock iniziale penso che sia inevitabile e per me è stato veramente molto grande. La partecipazione che ti richiedono è veramente diretta, sei tu stesso a tenere la lezione di fronte ai tuoi coetanei che hanno comunque 2 anni alle spalle, che hanno vissuto qua, che hanno sperimentato già questo sistema con tutti i suoi problemi e le sue difficoltà. Detto ciò, sicuramente è una sfida che risulta interessante, che ti fa mettere alla prova e quindi spero di riuscire a svolgerla al meglio. Detto ciò, vi farei tanto vedere alle mie bici, ma attualmente è parcheggiata dietro casa, dietro l'angolo, mi auguro che qualcuno non me l'abbia ancora rubata. Non la uso da 2 settimane perché il feeling iniziale diciamo che non è stato dei migliori, preferisco di gran lunga andare in giro a piedi, anche perché qua piove sempre, quindi la combo bici, ombrello, keyway non è dei migliori e io non la voglio provare e sperimentare. Anche se qua tutti lo fanno è proprio normale, normalissimo, una cosa quotidiana. Detto ciò, se state iniziando il vostro anno accademico in bocca al lupo, spero che possa essere interessante e arricchente, spero che leggendo i miei post vi faccia venire la voglia di partire, così come quelli degli altri ragazzi, perché provate, uscite dalla vostra comfort zone, perché non c'è sicuramente nulla di migliore che mettervi in gioco, mettervi alla prova. Quindi ci rivediamo sui prossimi post, nel blog e niente, in bocca al lupo. Buona giornata!